di Dacia è una bella storia da raccontare, innanzitutto perché sono un grande fan di Dacia e poi perché da quando l'ha presa in mano Renault è cambiata completamente. All'inizio la comunicazione era basata sul low cost, cioè macchina che costa poco, che va bene per tutti, poi in realtà piano piano sono stati migliorati i contenuti, ma soprattutto l'estetica che ha praticamente rigenerato le vetture Dacia, che le ha modernizzate e le ha rese diciamo carine, e si sa che le macchine se non sono belle non si vendono. E a proposito di vendite, non a caso la Dacia è quella che vende più macchine ai privati, una cosa che non è soltanto italiana ma anche europea, cioè l'unica casa che proprio non ha problemi di vendita in questo momento è Dacia. Dacia che proprio in un mercato dove i listini hanno i prezzi alle stelle, dove per comprarti una macchina, soprattutto elettrica, ti devi vendere due case più il garage, Dacia è sempre rimasta fedele a se stessa, cioè proponendo dei modelli di auto alla portata di tutti, che adesso sono diventate anche belle, perché diciamo l'evoluzione estetica di queste vetture ha fatto notare molto di più questo tipo di vetture. Quando presentarono il logo, la mia espressione, la mia reazione è stata: ma cosa stanno facendo questi? Che cosa vuol dire? In realtà poi, visto sull'auto, il logo Dacia è diventato carino, tanto che secondo me se ci fosse un premio per votare il frontale dell'auto più bella dell'anno, sicuramente Dacia entrerebbe sul podio. In realtà questa, che è un modello top, l'Extreme, costa 25.000 euro. In base al rapporto qualità-prezzo è davvero molto 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 interessante. Il valore aggiunto di quest'auto è il bagagliaio, non solo perché ha una capienza di 450 litri che possono arrivare fino a 1556 con i sedili ribaltati, ma anche perché soprattutto c'è una piccola novità: la ruota di scorta, cosa che difficilmente si vede nelle macchine moderne. La Dacia che stiamo provando è quella in versione allestimento extreme. Dal punto di vista estetico si riconosce dal colore della carrozzeria, che è un bel verde, con i vari inserti, dettagli di colorame che sono sia nella parte esterna, cioè di fuori per esempio sopra nelle barre portatutto, oppure nei cerchi in lega da 17 pollici, e all'interno invece da questi inserti dei bocchettoni di color, eccoli qua, di color rame. Sotto il cofano c'è un 4 cilindri 1500 diesel, finalmente un bel diesel da guidare, 115 cavalli e 260 Nm, abbinati a un cambio manuale a 6 rapporti. La cosa negativa, nel senso che non mi piace molto, è proprio il cambio, nel senso che i primi 3 rapporti sono molto vicini, e nel senso che vanno subito su di regimi, mentre sono molto piacevoli da guidare la quarta, la quinta e la sesta marcia. È un diesel che nella nostra prova abbiamo registrato 5 litri per 100 km, quindi più o meno 20 km con un litro, che non è, in questi tempi non è assolutamente male. È una versione on demand, nel senso che è a due ruote motrici, però tramite questo comando, che ha 3 modalità, lo puoi mettere in 2 ruote motrici in auto, che fa tutto da solo, o utilizzare le 4 ruote motrici. In più, un'altra tecnologia che c'è di serie su questo allestimento extreme è questo tastino qua con la macchinina che va giù. Cosa sta a indicare? Praticamente è quel sistema che ti rallenta la velocità della macchina nelle discese ripide, evitando quindi lo slittamento delle ruote. Quindi è un fattore di sicurezza in più che offre questa vettura. E gli interni praticamente sono abbastanza spartani, ma c'è tutto. Ci sono il cruscotto, 2 elementi, con in mezzo il computer di bordo che ti dà tutte le varie informazioni. Qui c'è il display 8 pollici con l'utilizzo della radio, multimedia, il telefono, le informazioni sul veicolo, il navigatore e l'integrazione dello smartphone.
della Dacia Duster Extreme, allestimento Extreme, e spero che vi sia piaciuto e vi saluto dicendovi che se guidate con il cellulare in mano siete dei pirla.